Sí, hola, hola, está español, ¿no? No, encantada. Sí, Muy bien. Allora, oggi abbiamo un ospite che arriva da lontano, lontano, perché oltreoceano, oltreoceano, la oltreoceano. Colombia. Abbiamo Ferdi, che allora io non riesco a presentarti dicendo che sei, non lo so, lascio. Prego, incomincia a spiegarmi. Partiamo Ok, all'inizio, piano allora piano. ti dico come mi chiamo, Sì, perché tutti mi bene. conoscono come Ferdi, altri come Nando, ma io mi chiamo José Fernando. Che bel nome. Sembra che è un po' difficile in italiano, Sì. ma è quello. Dimmi tu, cosa vuoi sapere di Allora, me? io ti Grazie. dico, partiamo dall'inizio, piano piano. Siamo nel periodo, insomma, delle spose, l'estate. Io so che tu fai anche il wedding planner, o no? Trattiamo di organizzare e indirizzare le nostre spose a fare il sogno in realtà. Ma più dal punto di vista del fashion o dell'addobbo floreale? Si tratta dell'A alla Z. Cioè, Tutto. praticamente, non è il mio caso, ma se una si deve sposare, viene da te e dice: Ferdi, olè, voglio un matrimonio especial. Ok. Ecco, e tu cosa fai? Cosa... Iniziamo a progettare Sì? questa giornata Sì. che informa tutte le nostre amiche che si stanno Sì. guardando, spose, le news spose, di iniziare con anticipo, non arrivare come tutte le mie spose. Ciao, mi sposo domani. Come? Oh. Cosa? Ma allora dimmi, ad esempio, perché è cambiato molto la sposa d'oggi da quella di un tempo, no? È anche un po', secondo me, passata anche un po' in secondo piano. Mi diceva una mia cara amica che tratta alcuni brand di abiti da sposa, quella sposa molto sfarzosa. Adesso stiamo lavorando, io lavoro con una mia amica che c'è una Sì? bellissima atelier ad Albenga e lei utilizziamo sempre dei vestiti molto classici e molto lineari. Non utilizziamo più i fiori giganteschi, una volta si faceva Ecco, ma a tricolore. proposito di fiori, ad esempio, quei fiori magari, sai, di campagna, quelle chiesette un po' nascoste. Te devo dire una cosa, Grazia, avevo una sorpresa per te. No? Sì, avevo una piccola, sì, Davvero? una piccola E sorpresa. fammi, che cos'è? Eugenia? Ah, no! Grazie. Ma scusa, Grazia. Tua Eugenia, figlia, ma come l'hai come, ti vestita sei oggi? vestita da motociclista? Sì. Ma come mai? Perché un mio amico mi ha regalato questa maglietta e io vorrei provare assolutamente il motocross. No, te l'ha Attenzione! regalati a Cristian, questo Cristian Gozzi di Genova, Sì. che sono del team del motocross dell'Olcese di Genova. Bene, bene, adesso quando sentirò il papà di Cristian, Fabrizio, gli tirerò un po' le orecchie perché i bambini sono piccoli, eh. Ci pensi tu, Fabrizio? Dai, grazie dei fiori. Cioè, no, Grazie. veramente grazie, Prego. grazie, che Questo è un piccolo belli. omaggio Ma per sono sentita. bellissimi questi fiori. Ma ecco, hanno un significato questi fiori? Cioè la La rosa di... rosa per me, quando ho fatto il piccolo corso, Sì? per Sì. le rose è un po' importante per una signora. Per me sei una signora, io ti portiamo le rose alla Grazie, ma signora. veramente ti ringrazio moltissimo perché... E quindi dove possiamo venire a farci fare questi bellissimi... queste Allora, questi bellissimi composizioni? bouquet li preparo io Dove? a Ceriale, Ma... Amarillis. Amarillis si chiama il mio negozio. Amarillis, bene, Amarillis a allora se Ceriale. vi fa piacere così avere in casa dei fiori o comunque una composizione floreale, sempre diciamolo, anche con i fiori qui della nostra piana albenganese, Voglio precisare una cosa a ecco. te. Queste lilium e le rose sono di Albenga. Bene, benissimo. Quindi veniamo a Ceriale da te, Ad Amarillis, nel budello Amarillis, di nel budello di Ceriale. Ceriale. Però questa, chiudiamo. La parentesi. Una parentesi, diciamo, ok, Ferdi ha fatto questo, ma a me piaceva anche tanto parlare di te perché, ad esempio, sai che io parlo sempre, cerco sempre poi di tirare dentro nelle cose il gossip e ai personaggi. Io in questo momento sono in edicola con un'intervista su Eva 3000 che è uscita ieri.
A Valeria Marini. Valeria ha speso il suo volto per un'iniziativa benefica a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e so che tu anche hai a che fare con le persone quando sono in difficoltà o comunque, è vero? Io vengo dalla Colombia, come ho detto, sono laureato in campo infermieristico. Ah. Per problemi burocratici, lo sai, in Italia, sì, non ho potuto praticare, sì, la mia carriera, però ho fatto una cosa che mi arrivasse a quel punto, quindi ho fatto l'OS. E adesso lavoro nella clinica di Albenga, sì, Trincheri, non so se posso dire. Trincheri, sì, 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 è una clinica dove ci sono persone, diciamo così, di una certa età. Tra l'altro mi fai venire in mente, anzi, facciamo un saluto insieme alle tue ospiti, salutiamo tutte le mie ospiti, le mie colleghe, le colleghe dei Trincheri e tutte le persone che sono amici, i nostri amici anche di Liguria Web ci seguono, e però in particolare ti volevo dire una cosa, una curiosità. Non so se tu sai che io collaboro anche con il settimanale Miracoli, dove ogni settimana raccontiamo delle storie, cioè, non sono storie, dei fatti veri accadute di persone che hanno magari avuto la fortuna, chi di avere un'apparizione, chi di incontrare comunque personaggi importanti del mondo della Chiesa e non. E ti volevo dire una cosa, mi è stato detto l'altro giorno dal direttore Daniele D'Urso di cercare di contattare una donna di Genova che ha 107 anni, però so che da te ce n'è una anche. Sì, volevo dirti una cosa, per una parentesi, non cerchiamo tanto lontano, ti do una news. Dove? Mia bisnonna è morta da 110 anni. 110 anni? E ci puoi, scusa, però adesso qui le persone che ci seguono si staranno chiedendo come ha fatto, cioè come ha fatto questa donna ad arrivare a 110 anni? Ci puoi dare così l'estratto? Ragazzi, era una donna che lavorava nel campo. Sì, nei campi? E nei campi del sole, con il grano, non aveva una ruga. E come? Non aveva una ruga, sempre latte. Latte? Con il latte. Grandi capelli, grande ombrello quando il sole. Perfetto, cioè domani pronto, litri e litri di latte, viso. Ma un segreto, perché io ho letto che molte di queste persone, che questo mi ha un po' lasciato così, mi ha fatto pensare, molte di queste persone che superano il secolo, diciamo, hanno dichiarato di bere alla sera un bicchierino di vino e mangiare un uovo crudo, però sempre crudo, non cotto. Tu ne sai qualcosa? Io questi segreti no, io che vengo da un altro paese, magari noi abbiamo i nostri segreti. Allora se ce li puoi dire, scusa. Per esempio, no, mio padre non è un centenario, ma mio padre che ha 60 pass anni. Insomma. No, lui, lui non prende neanche una pastiglia. Dice, papà, non prende il raffreddore, non fai niente. Dice, sì. Tutte le mattine l'infusione, le erbe aromatiche. Allora, senti, stiamo andando a finire troppo nelle cose, insomma, ritorniamo nella bellezza. Brava. Sai, io ti dico solo una cosa, tu sai che l'11 novembre è una data importantissima per voi colombiani. Io non dico altro, voglio vedere se sei preparato. Cioè, Madonna, Miss Colombia. Ecco, Miss Colombia. Mi viene, guarda, la pelle d'oca solo a sentirlo. Ci sono le ragazze più belle del mondo a Miss Colombia. E volevo dirti una cosa, ho saputo anche che tu, aprendo il terzo cassetto, perché abbiamo fatto wedding, infermiere, apriamo il terzo e mi risulta che sei un bravissimo barista, sai fare dei cocktail particolari e ti hanno visto, insomma, da Marchino alla Cambusa di Marchino da Lazio, che fai i tuoi, chiamiamoli, intrugli. Brava, ecco. La parola di intrugli. Ecco, però lì so già che non vuoi dire i segreti di questi tuoi cocktail, perché sono tutti brevettati, brevetto Ferdi, brevetto Nando. E come dicono a Roma, non se può svelare niente. Ecco. Però ci vuoi dire anche questa tua passione per la cucina, insomma, il bar? Sai che cos'è, Grazia? Quando sono arrivato nel 2004 in Italia, sì? Quando mi hanno chiuso la porta dicendo tu non puoi fare l'infermiere, ho detto ok, lavoriamo. Tirato sulle maniche. Facciamo qualunque cosa, l'importante è essere pagato, sì? E voluto bene. Quindi ho iniziato la carriera.
ho trovato molta gente che mi ha dato la mano, in mezzo a una grande donna che voglio tanto bene, la Giovanna, sì? Che mi ha detto: tu sei capace a fare la cucina, vieni con me. Bene, vedi, bravo, mi piace molto. Quindi quando lei mi ha detto: mescola un po' la tua terra con la nostra. Infatti da Marchino alla Cambusa, da Lazio, noi facciamo le serate a tema. Lunedì scorso, sì? No, due lunedì fa, sì? Abbiamo fatto la paella. Ah, ma la paella era quella spagnola? No. Ricordate, io ho tutto l'incrocio, quindi Colombia con Spagna. Ma io so che in questo bar, perché ogni tanto così, quando ho 5 minuti, anch'io vado alla Cambusa di Marchino, so che avete un presidente, un comitato, cosa c'è in questo bar? Perché non è un bar come gli altri. Ricordate che sull'angolo del bar cosa sì? c'è? È il tavolo presidenziale. Ah, quindi... va bene, allora dai, mi autoinvito, così proverò uno dei tuoi cocktail e invito anche tutti gli amici di Liguria Web TV. Vi aspettiamo da Marchino, giusto? Alla Cambusa. Ritroveremo... Ci puoi fare un saluto in spagnolo? Dobbiamo salutare? Sì, salutiamo okay. tutti Muchas gli amici. Gracias, amigos. Un beso a todos. Y los esperamos en la Cambusa da Marchino. Ok, ciao amici. Ciao, grazie.